Kids for All è un progetto Horizon che mira a supportare le scuole nel raggiungimento degli obiettivi del millennio. Attraverso una serie di attività che vengono realizzate in piattaforma, i ragazzi lavorano con il metodo Buddy. Che cosa vuol dire? Vuol dire che lavorano a coppie, meglio se un ragazzo italiano o del paese europeo di riferimento. E proprio l'idea è che lavorino insieme un ragazzo nativo e un ragazzo immigrato, di recente immigrazione, oppure anche solo di origine straniera, nell'intento di andare ad analizzare alcuni contenuti della piattaforma, ma soprattutto coprodurre contenuti nuovi, contenuti che verranno poi indirizzati ai ragazzi più piccoli. Quindi possiamo dire che c'è un sistema didattico di educazione tra pari da una parte e educazione verso i più piccoli dall'altra. È interessante perché è un approccio fortemente strutturato sul contesto media educativo, quindi è proprio l'idea del analizzare criticamente dei contenuti per poi arrivare a produrli. L'idea è quella di riuscire a costruire una piattaforma che sia poi autoconsistente successivamente, che quindi possa essere utilizzata. Consapevoli del grande gap e delle grandi differenze tecnologiche nei diversi paesi europei, il progetto ha predisposto anche una versione cartacea in cui alcuni dei contenuti della piattaforma sono stati tradotti nelle diverse lingue e consentono l'utilizzo anche al di fuori dei contesti digitalizzati. Anche perché, altro aspetto importante, Kids for All è pensato per la scuola, ma anche per le realtà extrascolastiche e territoriali in cui vi siano contesti di aggregazione giovanile e dei coordinatori educativi di riferimento che quindi possano gestire l'attività. Quindi tante lingue, tante prospettive diverse, nell'intento di costruire quel pensiero comune che speriamo ci possa realmente portare a raggiungere gli obiettivi educativi del millennio tanto ricercati. L'approccio Buddy è un approccio di educazione tra pari ma a coppie, non nell'ottica del soggetto più esperto verso il soggetto meno esperto, ma piuttosto di soggetti con appartenenze culturali differenti, nella volontà e nell'ottica di andare a lavorare insieme, sia nella lettura dei contenuti specifici degli obiettivi presi in considerazione di volta in volta, sia poi nella vera e propria produzione. Le coppie vengono realizzate o dagli educatori nel caso dell'extrascuola o dagli insegnanti nel caso della scuola, andando a valorizzare anche e enfatizzare quei ragazzi che meno si conoscono. L'idea è proprio di lavorare a coppia per conoscersi meglio, per confrontarsi. I ragazzi esplorano la piattaforma, esplorano le proposte educative e didattiche della piattaforma che spesso fanno riferimento a quelli che sono i contenuti mediatici che maggiormente utilizzano anche nel privato, per poi proporre una serie di attività di vera e propria produzione. Quindi dopo questa fase di fruizione condivisa, l'idea è quella della produzione. A seguito i prodotti realizzati verranno condivisi con tutto il gruppo classe. Questa parte è importante perché presentare quello che realizziamo, verbalizzarlo, stiamo parlando di preadolescenti e adolescenti, quindi secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, che mettono in comune con la classe quello che realizzano. I prodotti che dalla classe vengono considerati i migliori, più funzionali, verranno poi a loro volta ricaricati in piattaforma dal docente, riuscendo in questo modo a valorizzare anche la figura di mediazione dell'insegnante, che però in qualche modo diventa portavoce del gruppo e naturalmente non è lui a decidere cosa va e cosa non va. I contenuti vengono inseriti in piattaforma e potranno poi essere fruiti da altri ragazzi coetanei, ma soprattutto
più piccoli, quindi in una visione di educazione in verticale oltre all'essere tra pari. I contenuti che i ragazzi fruiscono sono principalmente in inglese, quindi questo è in alcuni contesti un po' lo scoglio, ma anche una valorizzazione di una realtà europea internazionale, mentre invece i prodotti realizzati sono nelle lingue locali, proprio perché andranno a lavorare con ragazzi bambini a questo punto della primaria, più piccoli, che probabilmente meno conoscono la lingua inglese o comunque altre lingue.